Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video rispondo a una domanda di Alex, che saluto, il quale mi ha chiesto se posso fare un video su come portare avanti la vocale O. Fa molta fatica perché la sua vocale va indietro, cade indietro e mi riferisce che va di gola. Le strategie per portare avanti le vocali, anche la O, sono veramente tante. Ho fatto anche diversi video, comunque volentieri accolgo la tua richiesta e cerco di risponderti come mi hai chiesto, facendoti degli esempi pratici al pianoforte con la voce, proprio come mi hai chiesto tu. Una strategia può essere quella di lavorare sulla sillaba mi, quindi iniziare con la M. Sentire questa M che vibra sopra le labbra, alle ali del naso, in questa zona, zigomi. Io ti consiglio all'inizio, concentrati sulle ali nasali oppure immagina di avere un forellino sotto al naso. Fai uscire un pochino di aria prima di emettere la M, pensando a un fiato morbido, quasi come un suono molto abbandonato. Come se proprio porgessi la voce con molta dolcezza, molta bellezza. Già questo aiuta, piuttosto che quel suono duro, un attacco duro, quasi come se si cantasse una ninna nanna, un bambino, una bambina. Dolce. Comunque, quello che voglio farti capire è questo. Senti questa sorta di vibrazione, di consonanza proprio in avanti, in questa zona. Poi i punti di riferimento sono soggettivi, io non riesco a sentirti, non ti vedo, non ti sento, quindi ti do dei punti di riferimento, ma possono appunto un po' cambiare. Sempre in avanti. Pensare questo gesto come una ruota che gira su se stessa sempre in avanti, una ruota del fiato, come si suol dire. Poi utilizzare la sillaba mi, io vado stringato perché mi hai chiesto appunto questo. Alla M si unisce la I va posizionata esattamente dove senti risuonare la M. Mi, con un po' di nasalità, lascia che vada in avanti. Sempre su questa ruota. Poi, questo è un esercizio che va fatto con molta, molta calma, concentrarsi piano piano, trasformare questa I in una O, proprio un lavoro che va fatto con molta, molta calma, lo ripeto. Mi, avanti, mi, pam, 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 mi, oh, avanti, trasforma piano piano questa I con molta fluidità in una O e poi si possono fare i vocalizzi tenendo sempre questa O in avanti. È un lavoro che richiede concentrazione, richiede fatica, ascolto e volendo anche delle immagini mentali. È un lavoro necessario per il cantante che vuole portare avanti le vocali. Perché? Perché di solito la posizione, nel canto si parla di posizione, nelle vocali tende a cambiare. Noi dobbiamo fare in modo che la posizione sia unica, trovare un punto di riferimento che ci aiuti a portare appunto avanti tutte le vocali nello stesso punto immaginario, nella stessa consonanza. In questo caso, questa consonanza diffusa della M, localizzata in questa zona, questo triangolino. Mio. E poi si possono fare dei vocalizzi. Mi, in avanti in uno squillo, mio, tutte le O vanno in avanti, bisogna fare attenzione che non vadano indietro, mio, oppure mio, un suono ovattato, no, pulito, questa punta sempre, puoi pensare di avere un forellino, magari ti è utile questa immagine sotto al naso e la O in questo piccolo forellino, pensate a una voce molto piccola all'inizio, passa in questo forellino. Mio. E con il pensiero
pensiero andare sempre avanti, un suono piccolino a punte, sempre avanti, avanti. Poi si sale. Ecco, nel fare la O, un altro suggerimento è quello di rilassare completamente la mandibola, ma mantenere questa ancora, diciamo, questo squillo della voce. Quindi voce puntata ma mandibola rilassata. Può essere di aiuto anche mettere un dito sul mento e lasciare che il mento scenda. Altrimenti risulta più schiacciato. Avanti. E così via. Ho fatto un video alla fine un pochino più lungo, mi dispiace se ho allungato un po' i tempi, però è necessario proprio per farti capire. Va bene, ti mando un saluto a chi mi sta seguendo e a presto. Ciao!